appoggiato il furgone viene spostato, viene caricato, viene caricato l'ostaggio, dopodiché la cosa diventa un po' più confusa perché l'ostaggio viene caricato su un altro mezzo nel garage della strada a Colli Portuensi. Insomma, la cura, ecco, un'altra cosa buffa, tutte le macchine vengono posteggiate in una stessa via che si chiama via di Cigno Calvo, che la polizia dice di aver ritrovato nella stessa via a distanza di 3-4 giorni e loro continuano a dire di aver posteggiato nello stesso momento. Tutto questo perché, secondo loro, perché era più facile, c'era cioè una scalinata che da via di Cigno Calvo li avrebbe portati giù alla Badolina. E insomma, tutto è tutto perfetto in questa forma, no? Sì, tutto fatto. Strano che sia tutto perfetto. Tutto al millimetro. E mentre la fase principale. Ci tre borse e non le hanno prese. Chi le prese? Le borse, sulle borse c'è una cosa, infatti noi non abbiamo approfondito nel libro perché merita un capitolo a sé. Le borse sono cinque. Una sta nel bagagliaio, le altre quattro ce le abbiamo. Morucci dice ne ho prese due. Quando ne ho prese due, quando cercano la vedova Moro di là subito che usciva sempre con cinque borse e si cercano le altre tre, due vengono recuperate dove Moro era, sull'abitacolo, ma quella nel bagagliaio non c'è. Cinque giorni dopo viene trovata nel bagagliaio. Un fotografo però, e non è finita, perché Iacni, che è un fotografo dell'ANSA, che ho conosciuto benissimo e con cui ho lavorato quando ero all'ANSA, dice ma io ho le foto, io le ho fatte le foto, appoggiate per terra. Quindi c'è un'altra borsa che non si sa. Ma soprattutto l'importante è cosa contenevano queste borse, perché è vero che Moro era anche un universitario, quindi forse in una, come si è detto, aveva le tesi di laurea, ma cinque borse con le quali non si separava mai vuol dire che c'era qualcosa di importante. Stando ai verbali di recupero invece nelle altre borse, anche ovviamente quella che appare e scompare, appare a mia e non c'è. Nulla di rilevante e Morucci dice non c'è nulla di rilevante.